Poetici, poetici, poetici. Perciò dico delle sorprese belle, e allora mi... Mazzi di fiori, cosa hanno fatto? Ma magari... Se... diciamo... No, diciamo che questa è la bellezza, la sorpresa, no? E il poeta ha la capacità di raccontare, come nella mia poesia che è stata premiata, che ho scritto per la prima volta una poesia sul poeta, la capacità di raccontare anche con l'immaginazione, con la bellezza, di toccare una morbidezza, no? E allora racconterò questa magnifica storia che ha coinvolto tutte noi poetesse e questa esperienza che abbiamo vissuto. Allora vi leggo la mia poesia che da poco è stata premiata, ho vinto un premio molto importante con questa poesia e vi leggo e vi dedico a tutti. Si chiama Timidi Bagliori. Timidi bagliori si risvegliano tra aurore amicante, in ogni verso, oro fuggido, iridicente, duttile e seducente, e impregnati di fuori scritti il sangue del poeta, inchiostro che disegna ogni stagione dal cuore. Tra giochi verbigui notti di frasi che richiamano l'intero universo della mente, inventa elegante bugie che coprono notti insonni di grigio, acido tristezza, che battono il labirinto dell'anima. Il poeta è il mago del dolore, della gioia, della passione, che tra riga e riga coniuga i sogni d'amore. Prima di leggere altre cose ti vorrei chiedere, insomma, magari alle persone che non ti conoscono, tu secondo me hai una cosa in comune con Bruno, c'è un grande impatto sul web. Forse molti non sapranno, insomma, quanto viene seguita la tua pagina. Guarda, io sinceramente più su una pagina molto importante, perché io ho iniziato a scrivere poesia per raccontare il mio problema personale che avevo, come tutti i poeti, perché alla fine i poeti abbiamo sempre un dolore nel cassetto che ci fa esplodere questa voglia di raccontare attraverso i versi tutto quello che accade nel nostro mondo interiore. Io ho aperto una pagina dove adesso l'ho dovuta chiudere perché purtroppo è stata hackerata, come succede, una pagina con più di 10.000 seguitori, e io ho avuto una pagina anonima perché io sinceramente scrivevo delle poesie in modo anonimo, non mi facevo vedere perché avevo la solida paura che abbiamo tutti noi di essere accettati, no? E ho preferito farla così perché sapevo che era una pagina dedicata al dolore di queste persone, di una patologia rara. E allora ho preferito mantenere, essere sempre anonima, anche perché se io dicevo tra di me, sono una persona molto credente, dicevo, se il Signore mi ha dato questo dono, questa capacità di comunicare, allora voglio farlo nel miglior modo possibile e non ne vale la pena che mi conoscano, va bene così. E le mie poesie si condividevano anche 500 volte, 600 volte nel web, e la cosa bella che è stato è anche l'impatto, perché dato che sono una fotografa, venivano nelle copertine magari dei Facebook, dei social, ricoperte con i miei versi sui profili di queste persone, e questa per me è stata una cosa molto bella. Un anno fa ho deciso di uscire allo scoperto e di dire chi sono, però le mie poesie viaggiano anonima, ancora sono anonime queste che adesso sto scrivendo, perché non me ne dedico più solo a scrivere poesie di dolore, sennò d'amore e un po' di tutto, e allora diciamo che ora mi chiamo Veronica Farete, ora ho un nome. Continuerò ad amarti, ti amerò in silenzio, perché nel silenzio non c'è rifiuto. Ti amerò nella mia solitudine, perché nella solitudine mi appartiene. Ti amerò a distanza, perché il dolore non entrerà nel mio mondo, e i miei baci viaggeranno nel vento e non ti toccheranno. Continuerò ad amarti nei miei sogni, perché sono infiniti e sono miei. Grazie. Per la tua bontà di animo, per promuovere tanti artisti e per il tuo modo di essere così sempre aperta. Ti ringrazio a te, ringrazio anche
so che insomma c'è un rapporto molto bello con lei, e mi piacerebbe che insomma ci raccontassi che cos'è per te appunto l'amicizia, scambiarsi, ma anche in generale, scambiarsi arte, amore, solidarietà tra donne. Guarda, io penso che purtroppo in questo mondo, no, l'essere umano per natura è competitivo, no? Però bisogna anche avere io dico sempre, non alzare il volume della competitività, non alzare il volume dell'invidia, non alzare il volume dei sentimenti negativi, perché ogni essere umano possiede questo nell'animo. Bisogna essere gentile, amorevole, e coprire quei sentimenti che a volte vogliono fiorire con amore. E io nella mia vita ho trovato sempre delle persone meravigliose che mi hanno aiutato, e che se ora io faccio parte anche veramente di gruppi importanti di letteratura, sia qui in Italia che anche in altri paesi, è perché sono stata aiutata, perché c'è tanta gente che ha tantissimo, che sono bravissime a scrivere e che purtroppo non trovano queste strade, queste persone che ti aiutano, perché purtroppo succede così, perché c'è tantissimo talento. E se non hai chi ti aiuta, chi ti apre la porta, è molto difficile. Io sono stata fortunata perché, ringraziando il cielo, dico sempre, vengo affiancata nella vita dei miei angeli, di gente che mi aiuta, di persone che credono in me. E io ho trovato un'amica, una grande poetessa, vincitrice pure di tanti premi, una donna meravigliosa, che mi ha offerto la sua amicizia, mi ha aperto il suo cuore, e che insieme facciamo delle cose, che continuiamo a vivere per il nostro arte, per la nostra poesia, senza essere competitive, se no amiche veramente col cuore, portando i nostri versi ovunque, con questa semplicità. Perciò vi presento la meravigliosa, dico io, Elisabetta Pedrolatti.